Le ragazze, non sprecate tutta l'energia adesso, 1000 metri sono lunghi, non fate una sparata nei primi 50 metri perché poi alla fine non ne avrete più. Grande consiglio saggio delle ragazze prima classificate ai loro compagni di classe che in questo momento sono in gara qui sull'argine dell'Olona, anzi sul vallo. Il contenimento eventuale dell'argine dell'Olona. Eccoci qua, come dicevo, spettacolo in diretta, possiamo vedere tutti i ragazzi che corrono lungo il vallo, riscendono all'interno del vallo stesso e tra poco raggiungeranno la zona dell'argine del fiume Olona per poi arrivare sulla dirittura d'arrivo. Ricordo che a seguire, dopo la gara dei ragazzi, ci sarà la gara delle ragazze di terza, quarta e quinta superiore, per loro 1700 metri, quindi per loro ancora più lunga la fatica. Ma concentriamoci sui ragazzi di prima e seconda. In questo momento stanno per affrontare la salita che va verso l'argine del fiume Olona. Ecco il primo ragazzo che si avventura nella salita. Domani sarà divertente anche vedere i campioni dell'atletica arrampicarsi lungo la salita più debole, ma adesso vorrei un altro ragazzo di prima e seconda superiore che si avventura nella battaglia lungo il fiume Olona e fra poco passeranno nei dintorni del mulino della Viglia che domani sarà l'altro della gara maschile internazionale e ritorneranno qui verso la dirittura d'arrivo. No, tanto non ho. Eccoci, stanno ritornando ed è ancora l'atleta solitario in testa, ma gli altri stanno rinvenendo. Mancano ancora 200 metri, attenzione che arrivano. Chi ha delle energie adesso è il momento di darle tutte. Fuori le ultime energie, fuori le ultime energie, 100 metri all'arrivo. Eccoci qua, arrivo solitario, ha condotto la gara dal primo metro all'ultimo, bella vittoria di questo ragazzo, adesso andiamo a capire anche il suo nome, attraversa la linea, bravissimi anche i ragazzi che sono arrivati dietro di lui, mascherina anche per i ragazzi che vengono al podio, mi raccomando non dimentichiamocelo. Allora, i primi tre al podio, abbiamo detto, e gli altri li lasciamo andare verso un caldo ristoro che li attende qui alla fine dell'addirittura d'arrivo. Ricordo, tra poco premiazione dei ragazzi di prima e seconda superiore, poi vedremo la partenza delle ragazze di terza, quarta e quinta superiore. I primi tre al podio, grazie. Avanti, per favore, non fermatevi qua. Avanti, per favore. Recuperiamo la classifica, lasciamo uscire tutto il resto dei ragazzi che vanno verso il loro meritato ristoro. Nel frattempo recuperiamo l'ufficializzazione della classifica dei primi tre ragazzi. Abbiamo tempo, non dobbiamo andare di corsa, tanto ricordo che le gare delle scuole medie sono alle ore 10:45, per cui abbiamo tutto il tempo per goderci le gare delle scuole superiori e poi, come dicevo, per goderci anche la gara dei professori. Per cui prendiamoci tutto il tempo, aspettiamo con calma i primi tre, l'ufficializzazione dei primi tre arrivati
della gara di prima e seconda superiore maschile. Per l'ufficializzazione della classifica, poi passeremo alle premiazioni dei ragazzi che ci aspettano qui. Allora, eccoci qui, andiamo a verificare la classifica dei ragazzi. Allora, scusatemi, Albe, sei tu, bravo, Morelli Daniele, perfetto, e Al-Said Tamim, ok, mettete la mascherina sulla premiazione, per favore, grazie. Allora, siamo pronti per le premiazioni. Ricordo prima e seconda maschile. Allora, terzo classificato per l'Istituto Bernocchi di Legnano, scusate, abbiamo Al-Said Tamim, bravo! Il terzo, terzo gradino del podio, giusto, volevi salire sul secondo, magari l'anno prossimo. Eccoci qua, ritira direttamente la sua medaglia di terzo classificato. Poi abbiamo, sempre per l'Istituto Bernocchi di Legnano, secondo, Daniele Morelli. Bravo Daniele, a un certo momento ci ha sperato di poter recuperare la prima posizione. E primo, ha dominato la gara dal primo metro fino all'ultimo per l'Istituto dell'Acqua, abbiamo Salem Albe. Bravo Salem. Eccoci qua, mi tolgo di mezzo per non impallare i fotografi. Bravissimi con la vostra medaglia, ok, chi la vuole al collo, chi la vuole in mano, bravi, molto bravi. Eccolo qua, secondo podio della giornata, lasciamo il tempo ai fotografi di posizionarsi per la partenza e andiamo a vedere la terza gara della giornata. Ricordo, aspettiamo un secondo Aurora che i fotografi si posizionano.